Gesù, per annunciare a tutti la buona novella, si spostava di villaggio in villaggio accompagnato da una folla di seguaci. Si muoveva lungo le rive del lago di Genezaret, tra le verdi colline della Galilea, seguiva il corso tortuoso del fiume Giordano o percorreva le rocciose montagne e i boschi della Samaria. Il Vangelo secondo Giovanni narra che fu qui, in Samaria, che Gesù incontrò una donna che stava attingendo acqua da un pozzo. La Samaria è la regione centrale della Palestina. È posta tra la Galilea a nord e la Giudea a sud. Confina a est con la depressione del Giordano e a ovest con la Safela, cioè quel territorio che dai monti degrada verso il Mar Mediterraneo. Quando Mosè condusse il popolo ebraico fino alla terra promessa, il suo successore, Giosuè, assegnò questa regione centrale della Palestina alla tribù di Efraim. Per questo la regione, prevalentemente montagnosa, fu chiamata Montagna di Efraim. La città principale della regione era Sichem, dove, secondo la tradizione, alcuni secoli prima di Giosuè, Abramo aveva costruito un altare a Dio presso la quercia di Morè. La Bibbia racconta che in seguito Giacobbe, nipote di Abramo, acquistò un terreno presso Sichem e vi scavò un pozzo. A Sichem, Giosuè collocò un santuario per custodirvi l'Arca dell'Alleanza, stabilita da Mosè tra Dio e il suo popolo presso il Monte Sinai. Quando Re Davide conquistò Gerusalemme in Giudea e la rese capitale del Regno di Israele, allora l'Arca dell'Alleanza fu trasportata da Sichem alla nuova capitale. Alla morte del successore di Davide, Salomone, il regno fu diviso in due, il regno di Israele a nord e il regno di Giuda a sud, con capitale Gerusalemme. La prima capitale del regno del nord fu Sichem, poi sostituita da una nuova città, Samaria, fatta costruire dal re Omri nell'850 a.C. Da questa città il nome si estese poi a tutta la regione. Il regno del nord, la Samaria, fu conquistato dagli Assiri nel 721 a.C., che ne deportarono gli abitanti e vi installarono popoli pagani. Di conseguenza nacque una insanabile ostilità tra le nuove popolazioni della Samaria e le genti di Israele, fino al punto che queste, sul monte Garizim, vollero costruirsi un loro tempio, rivale del Tempio di Gerusalemme. Esso fu distrutto nel 128 a.C. da Giovanni Ircano, un re di Giuda, 64 anni prima che i Romani conquistassero la Palestina. Gesù adesso viene ad annunciare la buona novella alle genti di questa ostile regione e fa sosta presso l'antico pozzo di Abramo. Proprio qui Gesù, un ebreo, chiede da bere a una donna samaritana.